Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, permettetemi di ringraziare il mio gruppo, di cui appunto sono vicepresidente, per avermi dato la possibilità di essere qui oggi a parlare insieme a quelli che ritengo i mostri sacri nella gestione del growing pain. Io sono prettamente un clinico, non sono un ricercatore, sono stato Chris anch'io capitano. Per 10 anni per la stessa squadra, ma al mio addio al calcio giocato non si è presentato nessuno. Quindi è una ferita che rimarrà aperta per sempre. Dicevo, sono un clinico, quindi cerco di riportare e tradurre nella pratica clinica ciò che gli esperti, i ricercatori ci dicono che possa più o meno funzionare. E quando parliamo di growing pain e della clinical expertise nel calcio, i dati sono abbastanza controversi, sono abbastanza critici. Innanzitutto dobbiamo considerare che quando parliamo di growing pain parliamo di atleti che per il 91% degli atleti che sviluppano un growing pain hanno a che fare con lo strumento palla, di qualsiasi forma e dimensione. E questo è un dato sicuramente significativo. Se consideriamo invece i dati della FIFA, noi sappiamo che più di 260 milioni di persone praticano il calcio, addirittura i monaci tibetani, o gli aspiranti monaci tibetani, so che giocano a calcio e si divertono. Ed è interessante come fino al 58% delle persone che giocano a calcio sviluppano o lamentano almeno una volta nella vita una storia di growing pain. Sappiamo dai dati che un infortunio precedente di growing pain raddoppia la probabilità di generare di nuovo una problematica di questo tipo, e giocare ad alto livello triplica la probabilità di avere un nuovo episodio di growing pain o comunque un episodio di growing pain, era chiaro. Di tutti gli infortuni ad oggi, il 13% coinvolgono i calciatori e il 7% le calciatrici. Abbiamo visto come possono esserci diverse location o localizzazioni del growing pain. Quando parliamo di growing pain parliamo del growing triangle, cioè quel triangolo che si unisce la spina iliaca antero superiore rispetto al tubercolo pubico, rispetto al 3G point. Il 3G point è calcolato alla metà della lunghezza del quadricipito, comunque del retto femorale. E sappiamo che il 63% degli infortuni è a livello della ponorosi pubica, il 21% a livello dell'anca, il 15% a livello degli adduttori. Attraverso i dati che Chris nei suoi studi il suo gruppo è riuscito a ricavare, sappiamo che il 68% è locato a livello dell'arto dominante. Abbiamo visto prima come lui è stato in grado ampiamente di dimostrare le zone in cui si presentano diversamente questi tipi di dolori. Ma sappiamo che quando in un growing pain è coinvolto il retto dell'adduttore, il retto addome e l'adduttore, i tempi di assenza da infortunio dal calcio giocato quadruplicano. E questo è un elemento chiave. Paolina è riuscita a farci capire perfettamente come, dal punto di vista biomeccanico, questo sia un fulcro, sia una chiave di volta determinante ai fini della trasmissione del carico, sia omo che controlaterale. E questo tipo diciamo, distribuzione anatomica è in grado di stabilizzare in maniera dinamica la pelvi. E se consideriamo che questo tipo di stabilizzazione è una difficile stabilizzazione per il sistema, in quanto ad oggi possiamo definire una sofferenza tendinopatica dovuta a che cosa? Dovuta alla teoria dello stress shielding, cioè una alterazione di quelli che sono i carichi tensili a cui il tendine è sottoposto. Abbiamo una porzione superficiale che è sottoposta a un carico eccessivo di trazione e una porzione profonda che invece è sottoposta a un basso stimolo di trazione. E questo può generare che cosa? Una tendinopatia franca che si potrebbe distribuire fino al ramo pubico, fino all'osso. E sempre Chris nei suoi studi dimostra come nel calcio questa stabilizzazione è difficilissima da ottenere per via del gesto sport specifico, calciare, cambio di direzione, accelerazioni, decelerazioni. E ha dimostrato come in risonanza magnetica anche il 71% dei calciatori che non hanno una sindrome retto-adduttoria, non hanno un growing pain, hanno una sofferenza edema ossea a livello della sinfisi pubica.
E questo dimostra quanto appunto questa zona possa essere considerata una vera e propria polveriera in grado di esplodere da un momento all'altro per chi gioca ad alto livello. Tanto è vero che Valde nel 2015 lo definisce come un fenomeno come la punta di un iceberg, in quanto durante una stagione calcistica un calciatore che presenta un growing pain spesso è a causa appunto di un overuse, spesso si continua ad allenare e a giocare con discomfort, questo continua a generare un dolore. Questo dolore crea una condizione cronica e una sovrapposizione delle entità cliniche, come abbiamo visto. E giustamente Chris prima diceva che in effetti i calciatori o comunque gli atleti presentano varie forme miste di sofferenza di groin pain, fino ad avere un vero e proprio cambio di quelli che sono i gesti sport e non sport specifici. E questo Frank Miller è riuscito a dimostrarlo in questo studio recentissimo, dove ha cercato di esaminare quali possono essere i pattern di movimento, di accelerazione e decelerazione con i cambi di direzione in atleti che soffrivano di adductor groin pain. Ed è riuscito a identificare tre tipi di alterazioni del movimento che venivano suddivise in un 40% dei soggetti, degli atleti, mostravano un sovraccarico a livello del ginocchio, quindi con impegno a livello del ginocchio che poteva essere sia in rotazione esterna che in rotazione interna, e un incremento dell'inversione di caviglia. Un secondo gruppo che invece è quantificato in un 15%, dove utilizza una strategia compensativa a livello dell'anca, quindi un 15% di lavoro in più sull'anca, incrementandone appunto la flessione, avendo la strategia di caduta della pelvi controlaterale e un'alterazione di quelli che sono i pattern di rotazione del torace. E il 45% addirittura utilizzava quello che era una strategia compensativa più distale, quindi a livello della caviglia, con un tempo prolungato di contatto al suolo del piede e un aumento della dorsiflessione di caviglia e una caduta del torace controlaterale. Tutto questo può indurre l'intero sistema a un sovraccarico del tessuto, non solo locale ma anche distale, può determinare quelle che vengono definite delle strategie compensative, può indurre a quello che è una incapacità di quella struttura che in quel momento è sottoposta a sovraccarico a tollerare quel tipo di carico, e questo può alterare in maniera significativa quelli che sono i pattern neuromuscolari. E qui Paolina è stata ampiamente esaustiva nel suo studio a darci anche delle indicazioni su che cosa dobbiamo guardare per guidare un trattamento riabilitativo che sia un trattamento efficace ed efficiente. Abbiamo visto la debolezza degli adduttori, considerare sempre quello, l'imbalance tra adduttori e abduttori, l'incremento della forza dei flessori d'anca e considerare il retto dell'addome, il trasverso, il suo spessore, quindi l'attivazione di questi muscoli, incrementando la flessibilità in adduzione dell'intero sistema, e considerare i deficit di rotazione interna e esterna dell'anca. Nonostante questo, ad oggi, gli studi qualitativi in relazione al management del groin pain sono molto scarsi. Il 6% di questi studi sono di alta qualità e sembra che ci sia una fortissima correlazione tra gli studi di bassa qualità e un successo nel trattamento. E questo è abbastanza comune in fisioterapia. Ci sono moderate evidenze invece che l'esercizio attivo migliora il successo del trattamento e il trattamento multimodale attraverso appunto l'utilizzo della terapia manuale sia in grado di ridurre il return to play, il ritorno al gioco, rispetto al solo esercizio attivo. E qui King nel suo studio del 2015 ha cercato di comparare quello che potevano essere i tempi di ritorno al calcio giocato o al gioco in due gruppi di atleti sottoposti a due tipi di trattamento, un trattamento conservativo e il trattamento chirurgico. E in realtà gli autori stessi definiscono come la riabilitazione dovrebbe essere il trattamento di prima linea quando parliamo di groin pain o quando dobbiamo gestire un groin pain. E soprattutto il trattamento multimodale sembra essere il trattamento più efficace. Anche Chris prima l'ha definito efficace e importante da applicare, come appunto la terapia manuale, esercizio terapeutico, le tecniche di dry needling, il recupero della flessibilità dell'anca, il controllo del lombo pelvico. Ma ad oggi quello che mi chiedo io è come possiamo farlo. I presupposti non erano certo buoni, i presupposti arrivavano da questa Cochrane del 2013, che ci diceva come ad oggi le evidenze disponibili per la gestione e per il management del groin pain attraverso l'esercizio erano scarse. Ma in realtà
forse qualcuno ci sta aiutando un pochino, è riuscito a ridare un pochino di struttura al nostro lavoro che quotidianamente affrontiamo, e vi porto questa review sistematica dove Michael Schorber, il gruppo tedesco, gennaio 2017, ha avuto lo scopo di valutare quali possono essere gli effetti positivi di un trattamento standardizzato nella gestione dell'overload pubblico e del growing pain negli atleti. E gli outcome di riferimento considerati sono stati appunto la riduzione del dolore, il tempo di ritorno al calcio giocato e la risoluzione o la diminuzione dei sintomi riferiti dal paziente, dall'atleta. Quello che hanno utilizzato è questo tipo di strategia, suddivisa in tre fasi, a tutti gli atleti, 143 amatori, calciatori amatoriali ovviamente, è stato sottoposto a una prima fase che andava dalle 1 alle 4 settimane di nessuna attività sportiva, tre volte alla settimana, trattamento del trigger point, trattamento miofasciale, trattamento mobilizzazione e manipolazione della pelvi, della colonna lombare, dell'anca, e per cercare di creare un effetto di rilassamento della zona. A un gruppo oltretutto è stato sottoposto a terapia di onde d'urto, che vedremo come, e a un secondo gruppo nessun trattamento con onda d'urto o una finta onda d'urto. La seconda fase, dalle 4 alle 8 settimane, veniva impostata in relazione a tutto ciò che in prima fase poteva essere ancora effettuato, e l'introduzione di gesti un pochino più specifici come il nuoto, esercizi di scivolamento, di skating e di stretch intermedio. La terza fase, dopo le 8 settimane, veniva sempre considerato quello che sono le opzioni terapeutiche della prima e della seconda fase, con l'aggiunta di esercizi proprocettivi, esercizi di controllo eccentrico del tronco, esercizi di incremento dell'attività atletica, esercizi sport specifici. Tutto questo è stato controllato fino ad un anno, e i risultati dimostrano che cosa? Dimostrano che abbiamo un beneficio del trattamento non chirurgico in entrambi i gruppi, e sono riusciti a standardizzare più o meno quello che è un protocollo di trattamento per il ritorno al calcio giocato. Ma la cosa interessante è che il gruppo sottoposto ad onde d'urto ha iniziato più velocemente a lamentarsi meno, quindi ad avere una sintomatologia algica meno invalidante rispetto al gruppo trattato senza onda d'urto. Non ci sono state differenze però nella regressione dell'edema a livello della branca pubica, a livello dell'osso pubico, e il dato più interessante sembra che il gruppo che sia stato sottoposto al trattamento multimodale con onda d'urto abbia avuto una maggiore velocità di rientro al calcio giocato, 73 giorni contro 106 giorni, 102 giorni rispetto al gruppo non trattato con onda d'urto. Questo non per fare pubblicità all'onda d'urto o per farvi capire quanto sia importante l'onda d'urto, ma per farvi capire quanto sia importante il trattamento multimodale. Entrambi i gruppi sono rientrati a giocare in maniera anche abbastanza rapida rispetto ai tempi medi che ci mette un atleta con un growing pain. Ed è il trattamento multimodale, è il trattamento d'elite nella gestione del growing pain. Ad oggi il calciatore dovrebbe essere sottoposto per un periodo più o meno lungo, non dobbiamo pensare che le risposte siano a breve termine o a medio termine, spesso sono a medio o lungo termine. E qui, nonostante tutto questo, la clinical expertise diventa l'elemento fondamentale perché? Perché nonostante tutto questo appunto non esiste un gold standard di trattamento, ognuno di noi qui in sala potrebbe proporre un trattamento che ritiene efficace e utile. Bene. Per quanto riguarda la clinical expertise mia, che oggi sono chiamato qui oggi a condividere con voi, io prendo come modello di riferimento Hegedus, che nel 2013 già suddivideva il suo approccio in due macro aree, in due macro esaminazioni, o comunque in due macro interventi, scusate. Il primo di esaminazione per cercare di escludere appunto le red flag di cui i colleghi hanno parlato prima, e di creare una vera e propria diagnosi di esclusione, cioè andare a analizzare quello che è in realtà l'atleta in quel momento. E poi quello dell'intervento, la sequenza di intervento, che è atta semplicemente a gestire sia gli impairment locali, sia gli impairment regionali, sia gli impairment globali.
Bene, vediamo nel dettaglio cosa vuol dire questo, il trattamento del trigger point attraverso la tecnica dry needling. La si propone nella prima fase entro le 4 settimane, quindi una volta alla settimana per 3 settimane. In questo caso voi vedete il trattamento del trigger point dry needling del pettineo. Si ha un accesso anteroposteriore con il paziente in adduzione d'anca e flessione d'anca. L'accesso è mediale rispetto all'arteria femorale e laterale rispetto al tendine dell'adduttore lungo. Si entra perpendicolare al piano di trattamento, alla ricerca delle local twitch response o comunque a un'evocazione del dolore familiare al paziente. Questo è importante sia per il trattamento di un trigger point attivo piuttosto che di un trigger point latente, che gli studi ci dicono essere un elemento chiave anche nell'alterazione del timing di attivazione di alcuni muscoli. E questa tecnica viene proposta in relazione al dolore riferito dal paziente, sia all'adduttore lungo appunto, all'adduttore breve, all'adduttore magnus, al gluteo, al piccolo gluteo, al medio gluteo e all'iliaco. Successivamente viene proposto sempre un esercizio specifico, in questo caso vi ho fatto vedere la tecnica sul pettineo e vi ho riportato un esercizio ben specifico del pettineo, sembra essere questo esercizio, il prone heel squeeze, il double leg bridge, il single leg bridge, essere gli esercizi migliori ai fini di attivare in maniera massiva, in maniera importante il pettineo, che ritengo essere un muscolo fondamentale nella gestione del groin pain. Nella prima fase vengono proposti esercizi statici in aggiunta a esercizi dinamici per il controllo della pelvi e l'incremento di quelle che sono le attivazioni. Nel video in alto vedete un controllo della pelvi attraverso l'utilizzo dell'arto superiore, un plank modificato, si può così definire, e l'inizio dell'utilizzo delle fluiball che ci permettono di creare una contrazione isometrica degli adduttori e una flessione d'anca bilaterale che determina un vero e proprio incremento dell'attività di questa zona. Sempre in prima fase, entro le 4 settimane, viene proposto anche un trattamento miofasciale, un trattamento dei centri di coordinazione. Tra muscolo e fascia si crea una vera e propria unità funzionale in grado di trasmettere le energie e le forze dal muscolo fino al tessuto articolare e osseo. Questo ci serve per rilassare appunto e per ripristinare la fluidità e la mobilità della fascia connettivale, sia profonda che superficiale. In questo caso vedete la zona più vicina all'adduttore e la zona invece più vicino alla parte del gracile. Si utilizzano anche tecniche di tipo manipolativo, tecniche che ci permettono di lavorare per rilassare, per avere un vero e proprio effetto neurofisiologico che può arrivare da 5 a 24 ore fino all'ipoalgesia, appunto, che mi permette di aprire una fantastica, immensa e grande finestra terapeutica affinché possa proporre un esercizio terapeutico più o meno doloroso, o comunque con un dolore controllato. Si possono utilizzare tecniche di mobilizzazione sul fianco e tecniche di muscolo energia per cercare di lavorare sui muscoli periferici. Ed ecco il trattamento con onde d'urto. Trattamento con onde d'urto, io utilizzo personalmente il protocollo di Vetrano, in quanto si utilizza appunto nelle prime 4 settimane, una volta alla settimana per 3 settimane, 1500 colpi in un range che va da 0,8 a 0,17 mJ millimetro quadro. Questo sembra essere il mio range affinché si abbia una risposta proliferativa del tenocita o comunque una risposta di osteoinduzione, un effetto sul microcircolo, e questo genera sicuramente una riparazione dove è richiesto appunto il trattamento, quindi sul quadro di osteite pubica soprattutto. In alternativa a questo si può proporre un tendon dry needling, cioè un dry needling localizzato in sede della giunzione tenoperiostale o della parte terminale del tendine. In questo caso vedete un accesso per il retto dell'addome, ok? Si va a stimolare la parte meccanicamente, e alcuni autori ci dicono che la stimolazione meccanica con questa tecnica sia in grado di creare un effetto di sanguinamento, di fenestrazione si chiama, del tendine, che permette una migliore e una maggiore proliferazione fibroblastica e quindi una riparazione di quello che è un'inversione di quello che è pura teoria, un'inversione di quello che è il processo degenerativo del tendine. Ad oggi però non sappiamo in realtà quali tendini possono essere più o meno responsivi. Okay. Nella seconda fase appunto si inseriscono esercizi per il controllo eccentrico-concentrico degli adduttori utilizzando dei sistemi di scivolamento. In questo caso abbiamo uno slide di un'adduzione sul piano frontale e un'adduzione sul piano crociato, in cui si cerca di ottenere il massimo controllo della pelvi e il massimo allungamento possibile degli arti inferiori in adduzione.
Queste stesse esercizi possono essere modificati, vedete come in posizione di plank si possono utilizzare appunto degli strumenti sempre di sliding per aumentare ancora di più e richiedere ancora di più controllo di questa zona, e parlo chiaramente della zona lombopelvica, oppure esercizi sempre con le fluiball, in cui si richiedono esercizi di attivazione importanti a livello degli adduttori, a livello dell'addome. Vedete come tra le gambe in posizione distale ha un'altra fluiball che non deve far cadere. Esercizi di controllo crociato, in cui si richiede una contrazione un controllo eccentrico in caduta dell'arto inferiore e un controllo eccentrico dell'arto superiore incrociato, in modo tale che sempre con l'utilizzo delle fluiball i sistemi perturbativi creino maggiore difficoltà di controllo, così come esercizi con elastici di controllo in fase eccentrica per quanto riguarda in questo caso la gamba destra, e in fase anche concentrica per quanto riguarda la gamba pilone. Esercizi ben riconosciuti, ben descritti in letteratura, okay, dove abbiamo, vedete, come una contrazione isometrica dell'arto superiore, una contrazione concentrica dell'arto inferiore, si possono creare anche i presupposti affinché la gamba superiore possa fare un controllo eccentrico in questo esercizio. Così come esercizi combinati, dove abbiamo una contrazione isometrica e esercizi in flessione di anca, fino a creare veri e propri strumenti di tortura, come li chiamo. Questo è un controllo eccentrico in plank, difficilissimo da ottenere, okay, su un atleta che ha avuto un groin pain. Quindi la proposta di questi esercizi deve essere sempre controllata e sempre adattata all'atleta. Così come esercizi in combinazione con una contrazione isometrica e tenuta e rotazioni del tronco. Chiaramente, successivamente a questa fase, si inseriscono esercizi specifici, dando enfasi appunto ai cambi di direzione, all'agilità, così esercizi di accelerazione e decelerazione in corsa con l'utilizzo dello strumento palla, che abbiamo visto essere determinante per l'insorgenza di groin pain, così come a richieste funzionali di tipo conscio a tipo inconscio, cioè cercando di stimolare l'atleta anche da un punto di vista neurofisiologico e psicologico. La cosa importante che secondo me va analizzata è questa, che la terapia manuale che possa utilizzare più o meno l'onda d'urto, più o meno il tendon drainage, deve essere sempre complementare all'esercizio terapeutico. Ed è importante il timing con cui questi vengono proposti, affinché si possa essere una corretta stimolazione delle afferenze periferiche, un adattamento della struttura a ciò che propongo, fino alla riprogrammazione di quelli che sono i gesti motori. In tutto questo, i criteri a cui i criteri che il protocollo riabilitativo deve soddisfare devono essere questi: deve essere adeguato rispetto alla fase di guarigione, deve essere efficace rispetto agli obiettivi che ci si pone, deve essere sicuro, quindi rispettando le fasi di guarigione e rispettando le fasi di adattamento, e deve essere efficiente, cioè poterlo fare senza che l'atleta utilizzi o bruci tutte le sue energie. L'obiettivo principale per considerare un trattamento di successo deve considerare il fatto che non ci debba essere dolore alla palpazione, per quanto abbiamo visto essere un test poco specifico, ma è molto indicativo nella clinica, appunto non dolore alla palpazione della giunzione tenoperiostale, sia del retto dell'addome sia degli adduttori, così nessun dolore nei test di forza, negli squeeze test, e nessun dolore dopo le attività di esercizi sport specifici. Utilizzando un programma riabilitativo anche preventivo, siamo in grado di ridurre fino al 52% l'insorgenza di un groin pain in un calciatore professionista. E questo deve essere incluso in un programma riabilitativo, anche non necessariamente durante la presentazione del problema, chiaramente, ma anche come fase di prevenzione nei ritrovi estivi, quando appunto gli atleti sono più a rischio di sovraccarico. E sicuramente questo tipo di approccio è clinicamente rilevante e potenzialmente utile da considerare appunto soprattutto nei calciatori di alto livello. Io vi ringrazio per l'attenzione.